Ciao a tutti ragazzi, benvenuti da Burrito in questo nuovissimo video. E oggi siamo su un gioco strano chiamato Ciao vicino pazzo di ghiaccio urlo spaventoso. Ragazzi, allora questo gioco qua è un tipo un clone di Ice Cream che non è votato molto bene perché c'è pure un commento di un mio iscritto che dice e lo leggerò. App piena di bug, il gelataio è un vero e proprio deficiente. Non mi vede nemmeno se sto a 2 metri da lui. Le texture in generale sono tutte glitchate, le foglie degli alberi sono messe tutte insieme e sembrano sottili come carta. Mamma mia, che cosa sarà? Io adesso lo scaricherò e ci vediamo appena sarò sul gioco, ragazzi. Ragazzi, indovinate un po', è un gioco fatto con Unity, pure questo, un altro gioco bellissimo sfornato da Unity. Vediamo come sarà, ragazzi. La facciamo lei a livelli, ovviamente. Solo che ho abbassato il volume, sbaglio, mi sembra un po' alto. Vedrò poi nell'editing. Ok, trova la chiave e vai nella porta principale. Mamma mia. Oddio, sono un fa... Cosa sono? Sono un fantasma? Cioè, guardate, ho le gambe trasparenti. E qua. Belle queste texture, veramente belle, belle. Mamma mia, però siamo... Joystick non è che sia così il massimo sto joystick da muoversi, eh. Vabbè. Comunque queste cose sembrano cose del teatro. Che cosa è? Vabbè, ragazzi, andiamo avanti, va. Sentite? Lo stesso salto che c'è in tutti gli altri giochi che ho provato di Indie. Questo salto ormai è comunissimo, guardate. Ok. Andiamo. Allora, dobbiamo entrare. Dio! Le texture tutte glitchate, che tutto corrotto sto gioco, cos'è? Mamma mia! No, dai, si inizia bene, ragazzi, si inizia bene. Oddio, il gelataio. Ma è stupido. Oh, signor gelataio. Non mi vede! Oh, signora, mi ha visto! Come si muove? Intanto prendiamo la chiave veloce. Presa. Ok, presa. Mi ha smesso di vedermi. Sto gelataio è un po' cieco, eh. Vabbè, apriamo la porta. Ok, abbiamo fatto. Oh, livello completato. Ottimo. Prendi la ciambella che si trova dentro casa. Okay. Entriamo in casa, però guardate le texture. Cioè, ditemi se queste sono texture potabili. Guarda, tutte glitchate. Guarda, tutto glitchato. Che cavolo è? Ma come l'hanno fatta queste texture? Tanto dobbiamo prendere la ciambella gelata, io non mi vede neanche se sono dietro di lui. Cioè, dietro di lui ci sta, però neanche se sto a... Guarda, sto qua e non mi vede, è stupido sto gelataio. Mamma mia, prendiamo sta ciambella. E poi cosa me ne faccio? Ma esploriamo un po' l'ambiente circostante. Allora, qua c'è un giardino, le foglie che sono sembrano carta. Come nella recensione, è vero, le foglie sembrano pezzi di carta. Cos'è? Un po' di spazzatura spagliolata in giro. Stini di monnezza. La casa. Un po' di cose. Posso aprire le finestre? No. Oh, raga. Sta piovendo in casa. Ma che ca... No, raga, no. Che cavolo è? No, 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 ragazzi, no, no, no. Ma che gioco scarco, veramente. Cioè, piove dentro casa. Neanche un... Non ci fosse almeno un buco. No, piove dentro casa, come se niente fosse. Mamma mia, raga. Mamma mia, che gioco da cestello, veramente. Mamma mia, raga. Ah.
Che bello quando si usa Unity male. Questo quando si usa Unity male. Poi col cielo predefinito di Unity, proprio. E cavolo, devo andare io. Andiamo un po' in giro. Guarda, salto sulla staccionata. Ah, salto direttamente sulla staccionata. Che bello che. E tutto sembra carta. C'è algo, sparisce, diventa invisibile. Mamma mia, vabbè, senti, andiamo al punto. E buonanotte al mondo. Toh. Livello completato. Io non completerò sto gioco perché. Cosa devo fare? Non ho visto l'obiettivo. Vabbè. Andiamo avanti. No! Come si muove? Tutto storto. Come si muove? Ah, mi ha fatto male. Vabbè. Find the free stick. Devo trovare un fit stick. Cos'è il fit stick? Ah, il gelato. Però potete guardare, c'è il camino. Guardate, c'è un buco qui. Guarda le texture. Guarda che belle texture, guarda. Mamma mia. Che gioco mongolo, veramente. Dove devo andare? Mi sa che devo andare lì dentro. Sì, ma poi il personaggio è un po' troppo lento, se devo essere sincero, eh. Ce la taglio, neanche mi vede, neanche se sto vicino a lui non mi vede, perché è stupido. Ok, ora mi ha visto. No, però via, via, via. Guardalo. Prendi. Dai, vediamo se riesce ad attraversare i cancelli. Lo fa veramente. No, non è capace di almeno quello. No, se serve. Il topo se avesse attraversato il cancello. No, ma guardatemi! Fantasma! Sono più mostro io che il gelataio, guarda. Adesso devo andare tra le siepi. Devo andare a prendere un coso, devo andare nelle siepi. Aspetta, lì cosa c'è? No, adesso sono curioso di vedere quel capannone lì. Andiamolo subito a vedere. Tanto piove. Piove pure qui dentro. Qua c'è una postazione da gaming. Tanto piove, guarda, piove. No. No, 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 no. Ma cos'è? C'è delle texture. Che cosa sono queste texture del tetto? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma queste sarebbero texture da tetto, seriamente? No, io volevo vederlo pure di sopra. No, il di sopra il tetto sembra bello. Ma poi vai dentro. Che texture è? Ma spiegami che texture è. Ragazzi, io non ho parole per descrivere sta roba. Mi ritrovo dentro un giardino. Un giardino tappolopoppo. Dentro un gelataio cieco, stupido, con delle texture da carta. E glitchate. Mamma mia, che gioco. Ma dove devo andare? Raga, facciamo ancora. Dio, no, 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 raga, guarda il palo che svolazza. Ma che gioco è? Ma cos'è sta roba? No, vabbè, raga, no. Guarda i pali che svolazzano! Guarda! Cioè, ma mi sembra un gioco accettabile questo. Guarda i pali che svolazzano! Ma cos'è? Ma neanche il modo di metterli attaccati da terra, no? Proprio svolazzano, proprio. Magia, magia nera. Abbiamo trovato il gelato, però. Gelataio sempre nei posti. Prendiamo sto gelato. Ah, che bello. Questo sì che è un gioco da indie. Mamma mia, raga, non ho mai visto un gioco più buggato. No, non è. No, volevo dire. Un gioco con delle cose così. Cioè, mamma, texture glitchate, pali che svolazzano. Ma che è? Siamo su Harry Potter. O siamo su un gioco di cloni di ice cream, non lo so io.
Facciamo ancora quest'ultimo livello, poi chiudo il video perché sto gioco tanto. Guarda, non c'è tanto. Guarda. Mi si è bloccato il gioco, raga. Guardate, mi si è. Ok, ora mi si muove. Non mi muovo veramente, non riuscivo più a cliccare. Ma si muove da solo, ragazzi. Si muove da solo, ma che gioco è? Guarda. Voglio vedere, guarda. Poi il gelataio è più piccolo di me, guarda, è un nano il gelataio, praticamente, un nano. No, 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 gelataio scherzo. Guarda, io faccio scavalchini, scavalconi. Però almeno, guarda, mi aspettavo che trappa. Scusate, raga. Mi aspettavo che saltasse, no, oppure trapassasse, cosa fattibilissima. Devo andare sul camino del tetto. Aspettate, raga, proviamo a uscire magari. Ah sì. Guardatevi qua. Che non. Guardate, sono un fantasma. Sono il fantasma formaggino. Sono il fantasma formaggino. Sono il fantasma formaggino. Ma come faccio ad andare su quel camino? Spiegami come devo fare per andare lì. Che non è che devo fare il parkour. Aspetta, se riuscirei a saltare. Mamma mia! Oh, ma sai saltare? Abbiamo saltato fin. Aspettate, eh. È bloccato di nuovo il mamma mia, ma sto gioco è da cestello veramente. Oh, ce l'abbiamo fatta. Posso saltare da qui? E no, come faccio io a saltare di qua? E non salta, mamma mia, ma cos'è? Oh, ce l'abbiamo fatta! Gelato nel camino. Ciambella nel camino, eh. Nel camino proprio. Chi è che mette le ciambelle nel camino? Poi sentiamo, adesso faccio un salto. Aia! Ci sono i danni da caduta, ma non mi sono fatto. Non sono morto. No, no, no. Oh, perfetto, ragazzi. Torniamo alla home. E dire che. Se questo video vi è piaciuto lasciate un commento e un like, questo gioco è pienissimo di bug, texture che glitchano, pali che volano, gelataio imbecille che non ti riesce manco a vedere, ti vede se solamente gli stai attaccato al naso. Quindi ragazzi, e noi ci rivediamo nel prossimo video.